Questo Festival del giornalismo culturale di Urbino cosa può rappresentare per il giornalismo culturale italiano? Ma io credo che sia un momento di riflessione molto importante, perché è vero che il giornalismo culturale gode per certi versi di un'extraterritorialità, viene per così dire lasciato in pace anche quando nelle altre zone dei giornali, della televisione, della radio vige una rivoluzione che cerca di stare dietro ai grandi cambiamenti che sono in atto, ed è anche l'unico strumento che noi abbiamo per cambiare sostanzialmente il nostro modo di essere, di vivere e di guardare al futuro in modo più intelligente. Il giornalismo culturale può aiutare in questa direzione, può dare più strumenti critici, capacità analitiche e soprattutto una prospettiva che guardi alle cose in modo nuovo e non statico. Abbiamo bisogno di cambiare non soltanto il modo in cui siamo organizzati politicamente e socialmente, abbiamo credo bisogno anche di cambiare un po' il modo in cui pensiamo, ragioniamo e costruiamo la nostra cultura collettiva. Il giornalismo italiano ha bisogno di più cultura, di parlare di più cultura e magari anche di cultura diversa rispetto a quella che fa fruire ai suoi lettori quotidianamente. Io credo che non sia tanto una questione di cultura diversa, ma di diverso modo di far entrare la cultura nella comunicazione in quanto tale. Noi abbiamo ampie zone di comunicazione molto vitali, la gente si occupa ancora oggi con attenzione di politica, di società, di cronaca, ma dentro quegli schemi possiamo introdurre più cultura. Il giornalista ha non solo il diritto, ma credo il dovere di utilizzare tutti gli strumenti che ha per sollecitare riflessioni in ambito culturale anche quando parla di quello che è la vita quotidiana, sia essa appunto la cronaca nera, la cronaca bianca o quella rosa. Tutto può essere guardato con cultura. Poi la dimensione puramente culturale probabilmente di per sé non può essere allargata oltre tanto. Ma sono convinto che se noi guardassimo a tutto con più cultura avremmo anche più curiosità sulla cultura specifica in quanto tale, sul libro, sulla comunicazione artistica e sullo spettacolo. Ecco, molto spesso viene detto che la televisione parla poco di cultura, però la sua trasmissione Per un pugno di libri è l'esatto opposto. Secondo lei ci sarebbe bisogno di più contenuti di questo genere, magari anche sulle reti generaliste? Ma io credo che il modello di trasmissione della conoscenza e della cultura non debba necessariamente passare attraverso trasmissioni culturali, cioè che abbiano la caratteristica specifica di essere trasmissioni di cultura. Io penso che strumenti culturali potrebbero permeare tutta la programmazione radio-televisiva, specie quella del servizio pubblico, che ha in qualche modo compiti diversi da quello della televisione privata commerciale. Credo che sarebbe facilissimo far diventare un po' meno incolti i nostri programmi collettivi, inserire dei riferimenti a quello che è la grande tradizione, per esempio del romanzo 8-900, quando si parla di che cos'è la cronaca e la vita quotidiana. Ci sono dei magnifici esempi di come nel passato si è guardato ai comportamenti umani, alle devianze, anche a quello che rappresenta la parte, per certi versi, più complicata da affrontare della nostra vita. Dentro la letteratura noi troviamo tanti strumenti per leggere meglio la realtà. Bene, perché non utilizzarla? Perché non inserire dei riferimenti a quello che sono gli strumenti letterari anche nei telegiornali, anche nella cronaca leggera, anche nelle trasmissioni di intrattenimento? Secondo me nulla obietta che si faccia così. Capisco invece che una trasmissione tutta legata al dibattito culturale, al racconto di quello che accade in ambito letterario, possa essere in qualche modo limitante, perché può parlare soltanto a un pubblico già abituato a leggere, già colto. Mentre invece inserire riferimenti alla cultura in tutta la programmazione, diagonalmente attraverso tutti i generi, io credo sarebbe un impegno niente affatto difficile da raggiungere, che darebbe grandi risultati.